Bella a tutti ragazzi e benvenuti nel nono episodio della nostra serie con Livorno, sulla Master League, su PES 4, signori. Allora, scorso video abbiamo passato il turno di Coppa di Seconda Divisione, siamo sempre terzi in classifica, però stiamo accumulando un bel po' di soldini per un discorso del mercato, signori, che faremo nel prossimo video. Lo dedicheremo tutto al mercato. L'obiettivo principale è comprare Oba Oba Martins, signori, e poi se dovesse rimanere qualche soldino potremmo vedere di cercare anche un trequartista migliore rispetto a Passoni, che magari ci può dar più una mano. Detto questo, noi non perdiamo altro tempo, andiamo a giocare contro il Getafe. Mettiamoci la maglietta bianca. Il Getafe è dietro di noi in classifica, signori, quindi dobbiamo riuscire a cercare la vittoria per distanziarlo e per recuperare punti, soprattutto su Rennes e Siviglia, che sono sopra di noi in classifica. Ricordiamo, le prime due squadre salgano nella divisione superiore. Detto questo, signori, io vi ringrazio sempre per i like, per i commenti, per i sostegni e per il supporto, e vi ricordo sempre di iscrivervi al canale. Detto questo, partiamo con la partita, signori. Dai, dai, Getafe è uno scoglio importante, però noi abbiamo dimostrato che sappiamo stare con le grandi, signori. A parte col Siviglia che abbiamo perso, col Siviglia sì, col Siviglia abbiamo perso malamente, ma purtroppo per un gol preso nei minuti proprio finali, cioè il Siviglia si è trasformato in noi, che di solito siamo noi che siamo. Attenzione, Lucarelli, 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 mamma mia come sei lento, Lucarelli mio. Guarda, c'era Mitaro, c'era Mitaro, ma porca. E va bene, calma, calma, calma e sangue freddo. La posso dare a qualcuno qui vicino? No, allora sbuttala in mezzo all'area, non riesce nessuno a saltare. Attenzione, attenzione, del Tongo, del Tongo. Cerca Gambardoni, Gambardoni. Porca miseria, dove cazzo era il pallone, signori? In aria. Che è successo? Dai, ma se era fuori gioco, non lo so. Se sapevo che era fuori gioco, non ci andavo a prendere sto pallone, no? E invece, mannaggia a te. No, che brutto intervento. Che brutto intervento inutile, stupido e superficiale. Grandissimo Lucarelli. Che cazzo ci fai lì, Luca? Lucarelli mio. Bravo Rossetti, che riesce a girarsi. Riesce a girarsi. Mannaggia. Com'è caduto male, signori? Se cadeva un poco meglio, sicuramente forse riusciamo a tenere il campo. Riusciamo a tenere il pallone per noi. E invece è caduto malissimo. E gli abbiamo regalato il pallone. Peccato, eravamo andati vicinissimi comunque al gol col Ciaramitaro. Prendiglielo, bravissimo, 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 bravissimo. Calma, 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 relax, signori, calma e relax. No, no, mamma mia, cosa si è mangiato Jordi? Cosa si è mangiato Jordi, signori? Porca miseria, il Getafe ha avuto un'occasione pulita, pulita per portarsi in vantaggio. Giocatore solo davanti al portiere. Passoni, Passoni, cerca Lucarelli. Cerca Lucarelli, che c'è? Porca miseria. Fuori gioco nettissimo di Rossetti. Neanche gli si può dire niente. Era proprio più avanti. Era il nuovo difensore. Era il nuovo difensore praticamente. Giocala lì con calma. Bravissimo. Del Tongo. Del Tongo. Vargas. 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 Che cerca Lucarelli. Che riesce a girarsi. Come cazzarola l'ha parata? Come cazzarola l'ha parata? Gli abbiamo tirato addosso. Mannaggia di una miseria. Passoni, parte traversone al centro. Passoni, nessuno stacca di testa. Vargas, 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 Vargas però la recupera. Vargas che cerca Lucarelli, che si gira in aria. Lucarelli. Cazzarola di una miseria, dai però. Non parte lo stacco di testa, attenzione. Attenzione al Getafe che, dai, non era punizione, ma nella vita, ma non era un contrasto di gioco. Mamma mia, come siamo pillici. Si dice, mamma mia, che tiro. Cazzo, il Getafe c'ha sti tiri che sono impressionanti. Sto Giarni c'ha un tiro che è una fionda praticamente. Passoni, Passoni, Passoni. Passoni, Passoni, 4 minuti di recupero. Non so perché così tanti minuti di recupero. Passoni, Passoni, si ferma. Cerca Ciaramitaro e lo trova. Ciara, Ciara, Ciaramitaro. Ciaramitaro per Rossetti che si fa anticipare. Mannaggia. Mannaggia, siamo ripartiti bene. Finisce il primo tempo, signori. 0-0. Eravamo partiti bene. Cioè, nel senso, avevamo avuto un buon contropiede. Però ora c'è il secondo tempo, signori.
C'è il secondo tempo, quindi c'è ancora tutta una partita da giocare. Tutta una partita no, però tutto un tempo, 45 minuti importanti da giocare. E noi siamo pronti per giocarceli. No! Si è capito il mio disappunto? Attenzione, Lucarelli. Guarda, c'era Mkhitaryan. No! Ma porca miseria infame! Non ho visto che il difensore era così vicino, praticamente. Non ho visto che il difensore era così vicino. Passoni. L'apre tutta malissimo. L'ha aperta tutta, ma proprio malissimo. Dai, recuperalo che non riuscite a prenderlo sto pallone, mannaggia a te. Non era fallo, ma sì, vabbè, dai, però questo fischia ogni minima cagata, dai. Ogni minimo soffio che facciamo su di loro che cadono a terra, questo glielo fischia. Ma porca miseria, dai. Amelia, grande Amelia. Amelia ci tiene ancora in gioco Amelia, dai. Con calma, relax. Ciaramitaro, troppo presto per Ciaramitaro. Comunque la palla arriva nuovamente a lui. Passoni. Che cos'era? Oh, signori, però stiamo attenti a sta cazzola di fuorigioco. Mi state un attimino rompendo le scatole. Con sti palloni persi per fuorigioco. Mannaggia a voi. Dico, che ci vuole a fare un attimino di attenzione alla linea? Dai, anticipalo. Va bene, via. Passoni gioca troppo basso. Ciaramitaro. Parte lui. Neanche so dove sia Lucarelli. Ciaramitaro. Punizione, attenzione. Ciami, alzati. Dai, che non si è detto niente. Ciao. Lucarelli subito pronto a picchiare pesantemente. No, Ciaramitaro fuori in barella. Questo non ci voleva, signori. Ciaramitaro. Pure mediche ricevute. Niente, la devo per forza mettere al centro. Non, da lì non saprei come tirarla. Però, secondo me, se noi la passiamo, possiamo avere più occasioni di segnare. Perché poi la palla arriva lì. Il tiro. Oh, ma un tiro giusto, riusciamo a farlo? Una bordata di quelle giuste che uno dice. Grandissimo Gianlombardo. Ma perché? Ma dov'era sto fallo? Cioè, cioè, proprio una partita proprio. Una partita proprio, signori, indirizzata a favore del Getafe. Dico, gli ha fischiato dei falli inesistenti. Gli ha fischiato dei falli inesistenti. Io non ci posso credere. Passoni mio, però. Cioè, io veramente vado a cercare un nuovo trequartista. Sei veramente osceno. Sei veramente. Passoni mio. Cioè, non tieni fisicamente. Minuti di recupero. Attenzione. La zona Cesarini. Rossetti. Niente, signori. Pareggio col Getafe che non va per niente bene, signori. Un pareggio col Getafe che non è per niente buono. Non è decisamente per niente buono. Portiamo a casa un ponticino. Manteniamo il Getafe a distanza. Ma per la ricerca della promozione non è assolutamente un buon risultato. Decisamente no. Decisamente no. Allora il Ren gioca stasera contro il Siviglia. Avevano lo scontro diretto tra l'altro Ren e Siviglia. E noi siamo stati stupidi a non approfittarne, signori. Stupidi a non approfittarne. E va bene, e va bene. Ribadisco sempre il concetto: il campionato è lungo e noi possiamo ancora fare tante cose. Quindi i nostri giocatori migliorano. Pezzel non tantissimo. Gianlombardo non tantissimo. Del Tongo è vicino a qualche bel miglioramento. Ciaramitaro così così. Gambardoni così così, Rossetti, le quotazioni di Rossetti salgono, bravo Rossetti, che però devi migliorarmi, zio, devi migliorarmi, cazzarola, perché sennò non riusciamo a fare niente. Signori, siamo nella fase di mercato e questo è molto 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 importante, signori, si apre finalmente il calciomercato. Riusciremo a prendere Oba Martins, signori? Ci proveremo in tutti i modi. Vediamo se ci dà avviso condizioni i giocatori. Che è successo? Ah, Ciaramitaro è
Rotto, va bene, buona sapersi per la prossima partita. Annuncio classifica UEFA. Noi dove cazzo la siamo? Siamo 68esimi, siamo scesi, signori. Porca miseria, siamo scesi. Non abbiamo molto un buon appeal. E il Siviglia ha vinto. Mannaggia, avessimo vinto pure noi, avremmo superato il Ren. E va bene, signori. Siviglia sta facendo man bassa. Va bene, signori. Detto questo, io mi fermo qui. Nel prossimo video ci faremo tutto quanto il mercato. E vediamo un attimino di migliorare questa squadra. Detto questo, signori, vi ringrazio per il like, per i commenti, per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!